dall'indagine presentata oggi si stima che entro il prossimo biennio si possa raggiungere un pareggio degli investimenti in comunicazione tra TL e BTL, soprattutto all'interno delle grandi aziende, dove per ora la spesa in pubblicità tradizionale resta la voce maggiore. Dal suo osservatorio, è veritiero? Ma io penso di sì, credo che si arriverà, anche perché in questa ricerca ottimamente fatta, ma che sottolinea prevalentemente il settore delle pubbliche relazioni, manca, come dire, il dato quantitativo di quella che io chiamo la rivoluzione digitale, che toccherà tutte le leve praticamente della below the line e in parte anche dell'above the line. Di conseguenza io credo che pensare a un 50-50 sia più che legittimo, anche se in Italia abbiamo sempre questa televisione che la fa da padrona, ma penso che prima o dopo anche il digitale la supererà. Un maggiore equilibrio degli investimenti tra TL e BTL porta anche con sé l'esigenza, o meglio la capacità di una maggiore integrazione, quindi capacità delle agenzie e anche consapevolezza da parte delle aziende. Sono pronte? Ma credo che siamo in una fase di estrema transizione, è appena iniziata, come dicevo, anzi siamo agli albori della comunicazione digitale, della rivoluzione digitale, e di conseguenza tutti quanti stanno cercando di capire quali saranno le prossime mosse e come dovranno organizzarsi. Se io dico cos'è un pay per fan, uno cosa mi risponde? Nulla, mi dice boh. Allora, pay per fan vuol dire che io ti riesco a acquisire attraverso un sistema assolutamente certo dei fan alle tue pagine di Facebook, alle tue fan page di Facebook. Questo è un media, è uno strumento applicativo, è un sistema di comunicazione nuova. Ecco, su queste cose noi dovremmo dibattere, ma questa è la realtà di oggi. Ecco, le agenzie sono pronte, io dico che le agenzie non sono ancora pronte, ma stanno facendo di tutto per cercare di allinearsi. Credo che i clienti non siano molto adeguati, intendendo per clienti l'utenza, soprattutto la medio piccola, perché in un paese che va a rotoli loro dovranno andare poi anche all'estero e la comunicazione principale diventerà centrale. Sono adeguati per questo? Temo proprio di no. Forse questo è dovuto anche al fatto che, come diceva poco fa lei nel suo intervento qui a Milano, la quasi totalità del mercato degli investimenti è fatta da una fetta abbastanza esigua, giusto? Ma guardate, l'1% fa l'86% dell'investimento pubblicitario, quindi con circa 1000 aziende praticamente abbiamo coperto l'Italia. Cioè, su questo dato vuol dire che ci sono circa altri 3.999.000 che fanno che cosa? Faranno fiere, mostre, piccoli dépliant, però non fanno una comunicazione seria. Invece la comunicazione sta diventando centrale sempre di più, questo è il problema. Ma non in Italia, nel mondo. E quindi se uno non è capace di, come dire, di intercettarla, di farla diventare, come dire, uno degli strumenti principali dell'azienda, sta perdendo, come dire, un asset forte per il suo futuro. La comunicazione cambia, quindi cambierà anche il modello di agenzia e la sua rappresentatività all'interno di Assocomunicazione. Sì, senz'altro. Non so dire come ancora, però in parte lo stiamo intercettando, perché, e dico una cosa che voi sapete ma che sta andando avanti, noi col prossimo consiglio direttivo vareremo la nuova modalità con cui della governance interna, che tiene conto appunto di queste evoluzioni in atto. Stanno lavorando numerose commissioni all'interno dell'associazione, ad esempio una per la cassa integrazione dei pubblicitari. Quali le principali novità? Ma questa sta andando avanti, io credo che col termine del mio mandato saremo in grado di averla adottata. Io aspetto di aver pronto tutto il progetto e di presentarlo all'assemblea di giugno dell'associazione e lì avere il via definitivo e poi procedere sulla fase assolutamente operativa. Per la governance ho già detto, faremo al prossimo consiglio direttivo, come dire, l'approvazione della nuova governance, e sarà approvata anch'essa nell'assemblea di giugno, e poi con la fine dell'anno ci saranno le elezioni e tutto avrà un nuovo leader e nuovi progetti. A che punto è il progetto della Confederazione della Comunicazione con Assorel e Unicom? Abbiamo una riunione mercoledì, spero che sia una riunione positiva, me lo auguro, mi sembra così dai segnali che ho, e su questa, se sono tutti quanti positivi, andremo avanti con determinazione. Entro quando è previsto il progetto? A giugno si dovrebbe chiudere e fare almeno questa, come l'ho chiamata io, questa federazione costituente delle tre associazioni.